Il Comitato Cittadino Spontaneo per la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente a Pozzallo riaccende i riflettori sul progetto del mega impianto di biometano di contrada Zimardo-Belamagna in territorio di Modica, ma di fatto alle porte della città marinara. La sentenza del TAR in merito alla questione è prevista per il prossimo 13 gennaio e potrebbe determinare le sorti di un territorio. Il 13 gennaio è vicino, afferma il Comitato Cittadino in una nota, manca poco più di un mese e il TAR ha in mano il destino di una città. A giugno, Potremmo già ritrovarci l'impianto pronto all'uso e la stagione estiva, come tutte le altre, a seguire irrimediabilmente compromessa. La salute dei pozzallesi è a rischio, l'economia dei pozzallesi è a rischio, le condizioni ambientali compromesse da un rischio incalcolabile. Siamo qui, continua il comitato, pronti a non mollare la presa e non indietreggiare di un millimetro, perché un'area come quella di Bella Magna, archeologica e di grande valore storico, non può e non deve essere massacrata dal dio denaro, ma protetta e valorizzata nel nome del futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Pozzallo non è la pattumiera di nessuno. Pozzallo ha smesso di essere ricettacolo di fastidiose attività modicane volutamente periferiche e strategicamente confinate ai limiti territoriali. Urge, continua il Comitato, un incontro con il Comune di Pozzallo e con i legali che finora hanno seguito la vicenda presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Abbiamo presentato richiesta di incontro via Pecca al Sindaco Roberto Matuna per discutere e concordare la linea da seguire e per promuovere una legittima mobilitazione cittadina. Ci affidiamo ancora una volta al buonsenso e alla capacità critica dei cittadini pozzallesi e di quella parte di modicani che hanno a cuore un territorio come quell'ibleo. Ci affidiamo, conclude il comitato spontaneo, a una lungimiranza del giudice del TAR, al quale rivolgiamo l'appello che ormai da due anni esatti gridiamo a squarciagola e che implora chi di dovere a tenere in considerazione il dissenso di un'intera comunità locale. Ci rivolgiamo infine ai pozzallesi che hanno capito da subito la gravità della situazione e li invitiamo a non abbassare la guardia.